Vangelo di Luca 1, dal versetto 57 al numero 80. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore gli aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse: «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome». E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli chiesta una tavoletta e disse così: «Il suo nome è Giovanni». E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano: «Che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore è con lui». Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò, dicendo: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore, nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa come misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, nel giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace». Or bambino cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Amen.